Salve a tutti senza luce, benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi andiamo a parlare di un'arma che è davvero, ma davvero, mostruosa. E vi mostrerò anche il perché. Quest'arma, non so per quale oscuro motivo, è scartata e ripudiata da tutti i miei amici che giocano ad Elden Ring, ma anche da molti utenti delle community che ho visto su Facebook, su Reddit e compagnia bella, e vi giuro, non capisco il perché. E quindi, insomma, un po' ormai forse mi conoscerete anche se non mi avete mai visto in faccia, mi sono intestardito nel riuscire a farla funzionare al suo meglio, potenziarla il più possibile, farla andare in un modo spaventoso che possa far capire quanto quest'arma, o meglio la sua cenere, sia potentissima, quasi nerfabile. Forse l'avrete già capito, ma stiamo parlando dello spadone reale, l'arma che potremmo ottenere una volta completata la quest di Ranni e battuto Blade. Ora, non starò qui a spiegarvi tutta la quest perché non è l'argomento di oggi ed oltretutto è lunghissima, ma credo che la maggior parte di voi abbia già finito il gioco più volte e quindi sapranno come fare ad ottenere quest'arma. Come ho fatto a far funzionare in una maniera mostruosa questa spada così sottovalutata? Con delle semplici aggiunte. C'è un piccolo segreto, chiamiamolo segreto così per ridere, che ho sfruttato per alzare i suoi danni in un modo esorbitante, ed è da lì che ho deciso di iniziare a creare una, definiamola build, su quest'arma. Ma partendo con ordine, perché ho deciso di utilizzare proprio quest'arma? Per la sua cenere di guerra, che è decisamente mostruosa. Se ci fate caso, quando sarete in aria, quindi inizia la cenere, difficilmente verrete colpiti, schiverete quasi qualsiasi colpo, ed in ogni caso siete infermabili, non verrete fermati, e dunque i due hit della cenere saranno assicurati e potentissimi, e manderanno a terra qualsiasi nemico in una maniera vergognosa quasi. Prima di spiegarvi però qual è la mia malsana build, andiamo a ritagliarci un attimo di tempo per ringraziare i nostri abbonati ed i nostri donatori di agosto, che continuano a supportare il canale praticamente senza freni. Sia Mannaggia all'Elde che Nicolò Dogliani sono in una stringa di per due con le donazioni. Ma voi siete completamente pazzi! Vi ringrazio di cuore. Ed ovviamente un grazie enorme va anche a tutti quegli utenti che supportano il canale con i metodi più semplici, ossia con il like, con un'iscrizione ed un attivare la campanella che fa sempre piacere, ed i commenti sempre assolutamente costruttivi. A parte qualche cavolata qui e lì, ma non siete quelli che piacciono a noi se fate i commenti cavolata. Ma tornando a noi, qual è il mitico segreto del buon Samuel? Il seppuku. Sì, vi aspettavate chissà cosa, è semplicemente il seppuku. Ho deciso di indossare anche una seconda arma, ossia la striscia Mirmesticazzi modificata con seppuku e sanguinamento. Successivamente, per capire se l'idea poteva funzionare al meglio, ho deciso di creare una build basata sul potenziamento del mio personaggio quando attivavo il seppuku. In pratica ho costruito una build sanguinamento senza avere un'arma sanguinamento. E mi rendo conto, solo ora che l'ho detto, di essere abbastanza fuori di testa. Però, come potete vedere dal video, non ho un problema di sorta a reggere dei nemici relativamente forti anche senza avere una build studiata per un'arma colossale, quindi sti cazzi. Cosa ho fatto? Sono andato ad indossare la maschera bianca che potenzia l'attacco con il sanguinamento in prossimità e, similmente, ho indossato il talismano del giubilo del signore del sangue, che fa praticamente la stessa cosa, e per completare un po' la build ho deciso di indossare la scheggia di Alexander, che è onnipresente nelle mie build, assieme al stemma cariano in filigrana, che mi permette di spammare la cenere mentre Alexander potenzia i danni della cenere. Quindi, boom! Infine, giusto per riempire, ma credo sia un talismano prettamente sostituibile, potrete sicuramente trovare di meglio, ho inserito il talismano della spada rituale, che alza il mio attacco a vita piena. E questo è tutto l'ambaradan che ho deciso di indossare. Ma quanta differenza fa? Vediamolo assieme scegliendo un povero malcapitato nel mondo di Elden Ring. Il malcapitato che ho scelto è un soldato marcescente, quindi nemmeno tanto scarso come nemico, cioè abbastanza forte, ed è meglio perché così vedremo la differenza. La combo della cenere di guerra senza alcun potenziamento gli fa 1739 danni.
Sì, vabbè, potreste dirmi nei commenti, in effetti aveva lo scudo alzato e bla bla bla. Ma andiamo a vedere la differenza con Seppuku, che è questo il fulcro del video. Senza dimenticare ovviamente tutto quello che ho indossato per potenziare questo catartico momento di sanguinamento. Se attiviamo il Seppuku, il danno salirà con l'intera combo della cenere, quindi con gli stessi attacchi di prima, a 2297. Sono 500 danni in più, più o meno. Non sono forte in matematica, l'ho fatto un attimino a mente. 300, sì, potremmo dire 500-400. Ed oserei dire che un miglioramento davvero, ma davvero netto. Sembrerà poco, ma guardate di quanto in più scende la vita del boss. Inoltre, torno a ripeterlo, perché è una caratteristica davvero importante. Con questa cenere di guerra, dal momento che siamo in aria, siamo in primis infermabili anche da un boss. Ed in secundis schiviamo praticamente tutti gli attacchi bassi, a meno che non ci sia un attacco alto o un nemico molto molto grosso. E, giusto per non dimenticarci un piccolo dettaglio, questa cenere è a ricerca. Non mi è mai capitato di avere una cenere di guerra che io la premo ed automaticamente vado sul nemico. Un po' la devi guidare, ma è praticamente impossibile mancare il nemico. Secondo me, anche senza tutto l'ambaradan creato per fare più danno, siamo davanti ad un'arma davvero ottima. E vorrei sapere la vostra al riguardo. E soprattutto vorrei far capire a tutti quelli che screditano quest'arma che sono in torto marcio. Bastava un po' di inventiva. Detto questo, direi che è giunto il momento di concludere questo video e salutarci fino al prossimo. Per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale ed accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto con la vostra opinione, che è importantissima per noi. Ed inoltre non dimenticate di guardare la descrizione, in cui troverete un sacco di link interessanti, come il profilo TikTok, il gruppo sconti per gamers poveri, ed un sacco di altre cose interessantissime. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, senza luce. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be